Amici, iniziamo in modo sportivo la puntata di oggi con il signor Piero. È sempre in forma lei, signor Piero? Beh, ci provo, cerco di tenermi. Bene, alla lei... mia età? Beh, non glielo chiedo, 68. Dai Piero, dai, giovane. Lei è Brescia, zona Brescia, Piero? Sì, no, sono qui a fare il nonno, ma sono di Trento. Di Trento? Fino a bresciana comunque. Ah, vive a Trento ma di origine bresciana. Senta, allora, signor Piero, anche se vivo ormai da un po' di anni a Trento, non avrà dimenticato il nostro dialetto. No, assolutamente. Allora, provi a leggere questo proverbio qui in alto. Con le buone maniere sembrano le montagne. Perfetto. Provi anche a spiegarlo. Con le buone maniere, con la buona modo di fare, si muovono anche le montagne. Quindi con la dolcezza, con la consapevolezza, si possono muovere le montagne. Beh, lei, insomma, con i nipoti sarà sicuramente molto dolce, no? Sì, decisamente. Sono bravi questi nipoti? Sì, sono vivaci, ma sono bravi. Tutti e due. Fate bravi i nipoti, che poi il nonno vi dà la mancia, eh? E invece noi vi diamo l'appuntamento a tra pochissimo. Restate qui che iniziamo. Grazie. Amici, ben ritrovati. Oggi vi raccontiamo un'opera memorabile di Callisto Piazza, Adorazione del Bambino, con i santi Stefano e Antonino da Firenze. Oggi parliamo di una tela realizzata dal cremonese Callisto Piazza per la chiesa domenicana di San Clemente a Brescia. La tela celebra il vescovo di Firenze, Sant'Antonino, che rende omaggio al bambino in presenza della Vergine. Al suo fianco è presente Santo Stefano, riconoscibile dalle pietre della lapidazione poggiate sulla testa. Forse a lui era dedicato l'altare su cui viene collocata la tela. La scena è inquadrata da architetture dal sapore antico, in stato di abbandono, che lasciano intravedere il paesaggio di fondo. Fulcro centrale della paletta è il gruppo dell'angelo con il bambino, che propone una nota di vivace, affettuosa spontaneità. Le cromie chiare si accendono talvolta su tonalità più vive che rendono variegati i panneggi. Bene, ammireremo allora anche quest'opera nella nuova Pinacoteca. Attenzione al motto adesso: con le buone maniere se me fa anche le montagne. Senti, beh, dai, il nostro dialetto è un po' simile al vostro, no? Sì. Prova. Questo? Sì. Con le buone maniere se me le montagne. Si è applicato il papà? Bravo? Sì. È stato bravo? Sì. Che voto diamo al papà? 6. Con le buone maniere se me le montagne. Quindi Massimiliano? Con le buone maniere si muovono le montagne, o comunque con l'educazione o col saperci fare si può arrivare a fare tutto. Bravo Massimiliano, hai voglia di un gelatino? Sarei un po' grande però. Allora, e io ti ci perdo lo stesso, andiamo adesso alla prima gelateria sotto zero Roncadelle e interroghiamo anche là. Eccoci allora alla prima gelateria sotto zero a Roncadelle, in via Marconi, proprio vicino alla chiesa. Andiamo a interrogare qualcuno, va? Troveremo Cristian il titolare, Federica, qualche cliente. Che bell'ambiente, guardate quanto è bello qui. Prima gelateria sotto zero, Cristian. Eccolo qui, lui è il capo, è il titolare e lo interroghiamo. Finge lui di preparare il caffè per non sottoporsi alla domanda di centro anch'io. Allora, io intanto parlo, tu Cristian lavora. Con le buone maniere se meuf le montagne. Vieni qui che ti interrogo. Buongiorno a tutti. Con le buone maniere si muovono le montagne. Si muovono come? Col trabattello, no? Come? Col vento. Vento. Bravo, la traduzione c'è, Cristian. Che con le buone maniere si può ottenere un po' tutto. Tu ovviamente le buone maniere le hai, perché insomma, barista. Prego. E ci vogliono sempre, diciamo, per fare qualcosa. Il cliente ha sempre ragione? Sempre, diciamo, perché se non diciamo così, diciamo sì, dai. Ha sempre ragione. Chiediamo ai clienti allora, com'è il caffè della prima gelateria sotto zero? Il miglior caffè che io abbia mai bevuto, a Roncadelle e anche paesi limitrofi, tra l'altro.
Senta, con le bue maniere si muove le montagne, è vero o non vero? È verissimo, con la gentilezza si arriva dove non si arriva con l'arroganza. Davvero? Sempre così? Sempre e comunque, nel breve periodo può apparire l'arroganza vincente, sul medio-lungo periodo la gentilezza vince. Sì. Però scusi, se si muovono le montagne, non è che, cioè, magari può anche essere che lei abbia bevuto il caffè troppo corretto e vede le montagne muoversi. Del resto, se conteneva degli errori ha fatto bene a correggerlo. Patrizia, che stiamo consumando qui? Caffè al ginseng. No, c'è il caffè al ginseng, ma la prima gelateria sotto zero Roncadelle non c'è solo questo. Sì, no, beh, c'è anche un gelato buonissimo che fa mio genero e lo consiglio a tutti. Ma lei lo paga il gelato o è offerto? No, a me lo offre perché io sono la suocera. Senta, con le buone maniere se muove le montagne. Vuol dire che uno con le buone maniere ottiene un po' tutto quello che può volere, che desidera. Sì. E lei le ha sempre le buone maniere? Io sì. Sempre, sempre, sempre? Sì, sono abbastanza educata. Con le buone maniere se mef le montagne, proprio vero, eh? Con le buone maniere, con la gentilezza, con la cortesia, Dio, magari le montagne non si muovono, ma tante cose in più si potrebbero ottenere. Grazie, alla prossima.